Mister, alla fine del primo tempo serviva un episodio per sbloccarla perché sembra un tocco in più, forse un po' sotto ritmo, leziosi, quasi svogliati. Poi si è sbloccato, in 12 minuti si è chiusa, subito una disattenzione, però per fortuna l'attenzione non è calata nella parte finale del secondo tempo. Oggi ci abbiamo messo un po' di tutto per cercare di complicarci la vita. Secondo me, a mio avviso, della mia gestione, questa è la peggiore partita sicuramente. È per approccio, è per come hanno interpretato la partita. Questa sicuramente non è una squadra che arriverà lontano. Per come hanno interpretato la gara oggi, una squadra presuntuosa, senza voglia, in eccellenza non vai lontano così. Ecco, visto che la settimana c'era stato qualche avvisaglia di poter incappare in un primo tempo del genere o era tutto filato via liscio perché Ma a no, 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 Positano si secondo me. era finito in crescendo, quindi si aspettava una squadra forse maggiormente arrabbiata diciamo, per non essere riuscita a vincere la settimana scorsa, però l'approccio è stato davvero molle, troppi tocchi, a volte alcuni leziosi. Anche nei contropiedi si accompagnava male, cioè la piccola riusciva a fare subito densità rispetto al Sorrento che attaccava sempre certe volte 4 contro 6 pur recuperando palla molto alto. Più che errori tecnico e tattici, oggi ho visto, ho avuto la conferma perché le Napoletane sta 10 punti avanti. Questa squadra non ha un carattere importante per una squadra di vertice. Oggi si è visto tutto. Ripeto, l'aspetto tattico e tecnico lascia il tempo che trova. L'atteggiamento sicuramente è stato sbagliato, come del resto forse è la caratteristica di questa squadra. Tu, se la vedi durante la settimana, ti sembra che si allenano tutti a mille, meriterebbero tutti una maglia del titolare. Poi arrivi la domenica e vai incontro a queste sorprese. Ripeto, secondo il mio avviso, questa squadra deve crescere di carattere soprattutto. Ecco, ma una avvisaglia che è scoccata oggi o che trapelava della quale avuto già sentore? No, non è nessun avvisaglio. Questa squadra, se al giro di Boas a 8 punti dietro la capolista, vuol dire che il problema già c'era prima e forse andava rivisto qualcosa. Però ora siamo su, dobbiamo cercare di tirare il meglio e cercare di nascondere i nostri difetti. Gli do anche diciamo, la fiducia subito al primo minuto a Paredisone rispetto a Sposellari, può far parte di una staffetta magari tra i due giocatori che forse nelle sue gerarchie partono alla pari. Paredisone è anche più magari un giovane, c'è cioè uno pure capace di fare tutti e due i ruoli di terzino, come magari è capitato quinto domenica scorsa o comunque mezzala. Nel senso, tutti e due sono in questo senso, devono stare sulla corda. Come del resto tutti gli under stanno crescendo, anche giovani secondo mio avviso di prospettiva, come può essere quello esposto Luigi 2000, che sicuramente da qui a fine campionato troverà il suo spazio, perché secondo me è un giovane di prospettiva, come del resto il nuovo acquisto Nicolas Banco. Ci darà sicuramente il suo contributo. Poi il discorso da Lauro lo stiamo scoprendo adesso, quindi sono tutti all'altezza di poter dare una mano a questa squadra. Mister, poi un'altra curiosità, Banco è un buon giocatore, chiaramente sta recuperando un infortunio, quindi tornerà utile magari quando sarà al 100%. Andato via De Boni, c'è diciamo, un'emergenza, però sempre un discorso che siamo fatti un sacco di volte, poche risorse a centrocampo e contatto. Lei in questa settimana ha pensato di provare qualcosa di diverso, in alternativa? Magari ecco, oggi abbiamo rivisto finalmente Serrapica, quindi forse un Serrapica o un Vitiello insieme, ecco, nell'eventualità ci dovesse stare un infortunio, una squalifica, la possibilità di poter giocare anche con i due under a centrocampo, cioè, in
questo senso lei che tipo di soluzioni alternative sta trovando per non farsi trovare impreparato? Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo Simone Fondanarosa che ha un problema al ginocchio, lo stiamo gestendo per tenerlo la domenica in campo. Ha altre caratteristiche rispetto a Serravita. Serravita è uno che dirige a giocare davanti alla difesa un po' come vi chiedo, però non è da escludere che possano giocare sicuramente tutti e tre. Nel caso di pure Fondanarosa, quindi possono giocare tranquillamente come hanno fatto, penso, fatto 5 partite il giorno di andata. Ecco, mi sia giusto per la statistica, nello spogliatoio, chi si è accreditato il gol dell'1-0? Ciccio ha detto che l'ha toccato, ce l'ha confermato proprio lui. Non penso che l'ha detto per rubarsi il gol, sicuramente l'ha sfiorata la palla. Però pure se non l'ha toccato, penso che la palla l'ha comunque in porta.